Donne e violenza, ma da un punto di vista particolare. Stiamo parlando delle donne che hanno dei problemi di handicap, portatrici di handicap, che secondo alcune statistiche che avete dato oggi voi dello IRFOP, sono addirittura in misura maggiore rispetto a quello che accade nel mondo dei normodotati. Noi a IELFOP abbiamo voluto questa tavola rotonda in queste giornate molto tristi legate alla violenza e all'omicidio, al femminicidio di Giulia. Abbiamo voluto squarciare un velo di silenzio e di indifferenza nei confronti della violenza contro le donne disabili. Le donne disabili hanno percentuali di soprusi, di violenza e di stupri che sono forse più del doppio rispetto a quelle delle donne che non hanno disabilità. E noi abbiamo voluto rappresentare gli sforzi che sta facendo il nostro ente per entrare in merito a programmi di formazione per quanto riguarda gli operatori, in maniera tale che vedano e riconoscano la violenza anche quando le donne disabili non riescono a denunciarla, e soprattutto noi siamo fortemente impegnati perché si apra a livello sociale un ragionamento su quelle che sono le possibilità, soprattutto per le giovani generazioni, di rimettere in campo l'etica e l'onestà, la compassione, il rispetto degli altri, di tutti gli altri e dei generi.